bentornati nel canale di Lost Space Project. Oggi voglio parlarvi di uno dei cavalieri più sottovalutati e anche più discussi, diciamo, delle saghe dei Cavalieri dello Zodiaco, ed è il Cavaliere dei Pesci, i Cavalieri di Pesci, nel senso che andremo a trattare sia Alba Fica sia Afrodite. Quindi andremo a prendere anche le saghe non canon che però ci aiutano a capire meglio questo tipo di cavaliere. Allora, partiamo dal presupposto che nella saga del Grande Tempio e nella saga di Hades è un po' sfigato come cavaliere, nel senso che non esce mai, non fa mai vedere particolare forza, non dimostra mai niente di eclatante, e anzi viene sconfitto più volte ed in maniera anche abbastanza semplice da nemici di livello a lui tecnicamente inferiore. Questo non ci aiuta nel dire che è forte, però analizzandolo in maniera più attenta possiamo sicuramente andare a trovare i punti di forza di questo cavaliere, di questi cavalieri. Innanzitutto partiamo dal presupposto che Atena lo pone a guardia della dodicesima casa, custode dell'ultimo baluardo della scalata del Grande Tempio prima del Grande Tempio stesso. Ciò significa che Atena gli dà importanza, ciò significa che effettivamente questa armatura non è considerata debole, non parte per essere debole. È il cavaliere che la indossa che fa chiaramente la differenza. Le tecniche di Pesci sono molto forti. Le sue rose fanno veramente, veramente male. E forse fra le tecniche dei cavalieri d'oro sono anche le più infime. Partiamo ad esempio dalle rose rosse, molte illusorie, alcune reali, ma in grado di perforare perfino le armature d'oro. E fanno parecchio danno, sicuramente. Andiamo verso la rosa bianca, una rosa incredibilmente potente, in grado di colpire l'avversario, perforare l'armatura, succhiare il suo sangue, tingersi di rosso e in quel momento uccidere l'avversario perché lo dissangua. Fra l'altro vediamo come Alba Fica usi questa tecnica anche in versione diversa, ovvero succhiando il proprio sangue per poi iniettare la rosa tinta del proprio sangue nell'avversario e quindi avvelenarlo, perché il sangue di Pisces è benefico, o quantomeno quello di Alba Fica sicuramente, il che significa che comunque a livello di devasto avversario Pisces è uno di quei cavalieri che potrebbe fare molto, molto, molto più male di quello che realmente fa. In più possiede anche una tecnica difensiva molto forte. Sappiamo che non tutti i cavalieri, ad esempio, hanno delle tecniche difensive performanti, come ad esempio il leone è privo di difese, ma ha delle offese enormi. Sappiamo invece Pisces possiede la rosa nera, che è una rosa che blocca le tecniche avversarie fino a neutralizzarle. Quindi sappiamo che comunque è un cavaliere equilibrato, votato leggermente più all'offesa rispetto alla difesa, ma al contempo comunque con un buon potenziale anche difensivo. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che in un confronto fra il Pisces del passato, Alba Fica, e il Pisces del presente, ovvero Afrodite, c'è un divario enorme. Afrodite non valorizza particolarmente questa armatura, Alba Fica invece vediamo come sconfigga un giudice degli inferi pur sacrificando la propria vita, vero, ma comunque dimostrando un potenziale enorme. Distrugge solo con le sue semplici rose i primi nemici vengono distrutti dai petali, non riescono neanche a superare la prima delle ostiche offensive di Pisces. Ecco, mettendo un puntino su lei,
anche il fatto che lui possa distribuire attorno al campo di battaglia questi petali che uccidono gli avversari ancora prima che inizino a combattere, è incredibilmente ostica come cosa, anche perché, come vediamo, gli avversari di basso livello vengono distrutti bene o male già tutti da questa tecnica senza che lui debba nemmeno combattere, il che comunque lo rende veramente un cavaliere difficile da superare. Comunque, tornando a noi, Alba Fica lo vediamo molto più performante rispetto ad Afrodite. Alba Fica si vede che è un cavaliere in grado di affrontare qualsiasi tipo di avversità, si vede che è improntato sul combattimento, a differenza di un Afrodite che invece è molto improntato più sul proprio ego e sulla propria bellezza, e questo va a discapito delle sue performance in combattimento. È un cavaliere molto frivolo, se così vogliamo dire, concedetemi il termine, perché pur essendo un guerriero in realtà non fa mai nulla per dimostrarlo, a differenza invece del passato Pisces, ovvero Alba Fica, che ci dimostra più volte quanto possa essere forte un cavaliere che indossa questa armatura. E poi, ripeto, non sottovalutiamo il fatto che sia stato messo a guardia dell'ultima casa, cioè è proprio una questione stilistica che fa già capire quanto quel cavaliere sia importante, quanto quella casa, la dodicesima, sia importante, l'ultimo baluardo, ecco. Bene, io con questo video spero di essere riuscito a farvi piacere un pochino di più questo cavaliere, o comunque aver fatto chiarezza almeno sulla sua forza. Chiaramente anche qui sappiamo, sono pareri soggettivi, ma ovviamente ho cercato di fare l'analisi il più razionale possibile, andando a cercare sia nell'enciclopedia Tizen sia nelle mie personali conoscenze di lettura dell'anime, di lettura del manga e via dicendo. Spero che tutto questo vi sia piaciuto e ovviamente ho intenzione di fare un video per ogni armatura, quindi faremo un video su Gemini e sui suoi possessori, faremo un video su Virgo e sui suoi possessori e via dicendo, per tutti i cavalieri, che poi verrà esteso per tutti i cavalieri d'oro e poi verrà esteso anche ai cavalieri di bronzo. Io vi ringrazio per la visione e al prossimo video.